First, the bad news SAP Business AI won't generate amusing holiday cards, but it will personalize career paths for your people and let you know which suppliers are best so you can be ready for the next opportunity. Revolutionary technology, real world results. That's SAP Business AI. This episode is brought to you by Shopify that's the sound of switching your business to shopify the global commerce platform that supercharges your selling harness the best converting checkout and same intuitive features trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands stop leaving sales on the table discover why millions trust shopify to build grow and run their business sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech23 Sento di volermi esporre un attimo, non lo faccio mai, diciamo, su certe tematiche perché mi domando chi sono io eh, in quanto non so abbastanza. E questo è questo il motivo per cui cerco di tacere. Però voglio dare tutto il mio sostegno a, a, ai lavoratori del web, come me, del resto. In Russia sono stati tutti quanti oscurati, bloccati. Instagram, Facebook, i Pink Floyd hanno tolto la loro musica su Spotify in Russia, ad esempio, cioè piccole cose, ma ora questa re Pink Floyd non c'entra niente con il discorso generale, però io veramente ragazzi che, che colpa ne ha una persona che guadagna tramite social se Putin ha fatto delle scelte che poi possono essere magari condivisibili o meno, la guerra non è mai condivisibile però ecco non, non lo so che cosa c'è dietro non mi interessa eh, perché non, non posso saperlo eh, non, eh, non sono d'accordo assolutamente con niente non, eh, non, non mi piace questa situazione ovviamente però ecco eh, non mi piace neanche questo modo che adesso eh, si ha di ehm, dis discriminare il popolo russo perché al di là di, di quello che pensa un, un cittadino eh, non, non è giusto che le scelte magari di chi è a capo poi vadano a, a distruggere un intero paese ma soprattutto che vada, vada a distruggere eh, de, il lavoro delle persone e, e, e crea appunto una discriminazione reale perché noi moralmente... Stiamo facendo come, come Putin stesso. Lui lancia le bombe, noi gostiamo un popolo. E, e forse la cosa non crea morti, ma crea una, una situazione di disagio a tante persone. Stiamo abbandonando una popolazione che comunque, se è contraria a ciò che sta avvenendo, è ostaggio di, 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 di un personaggio. No? Ecco, poi se uno è d'accordo con quello che sta accadendo ok però neanche dici se lo merita nel senso se adesso il nostro presidente del consiglio comunque chi è a capo chi per noi dovesse fare delle scelte folli eh, perché noi italiani dobbiamo andare a rimetterci dobbiamo essere emarginati perché è, è la stessa cosa alla fine dei conti è come quando uno commette un reato e il popolo... pena di morte, calma, calma, ci sono dei giudici, cioè, lasciamo che ognuno faccia quello che deve fare, questo dico io, ognuno occupi la propria carica, però non è che noi facendo così, escludendo atleti russi che ad esempio vogliono andare a, alle Olimpiadi o addirittura atleti disabili, ora spiegatemi, perché dobbiamo andare a, a discriminare i disabili che devono fare le paralimpiadi, perché Perché bisogna escludere la Russia da, da tutto quanto, perché non, io, io proprio non riesco a capire, non, non è questo secondo me il modo giusto per contrastare tutto questo, assolutamente, così come è inutile a fare tutte queste cose di, di mettere le, 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 i colori dell'Ucraina sul Colosseo, per carità, tu, tutti i bei gesti però non, sono cose inutili alla fine dei conti lasciamo fare a chi sa fare e soprattutto a chi sa fare che poi chi sa fare ma hanno dimostrato di non saper fare quello che voglio dire io è se stiamo lottando per la pace non facciamo noi la guerra se stanno facendo la guerra noi rispondiamo con la pace con l'integrazione così come Dobbiamo ospitare i cittadini ucraini che, poveracci, sono le prime e grandi vittime di tutto questo. E non, insomma, tu immaginate un po' di vivere e sentire bombe, ragazzi, io non ci riesco neanche a pensare. E mi sembra talmente grande questo argomento che faccio fatica pure a parlarne. Però io credo che sia doveroso dire che così come dobbiamo accogliere i rifugiati ucraini e i cittadini ucraini, Dobbiamo accogliere il popolo russo, quello schiavo, quello che è vittima, quello che sta dicendo addio al proprio lavoro, quello che sta subendo una discriminazione violenta, quello che magari si vergogna e quello che soffre come se fosse bombardato perché sta ricevendo delle bombe che non sono di certo quelle là che sta subendo l'Ucraina ma sono doloroso ugualmente quindi io veramente da, da parte mia sono indignato nel sapere certe cose e, e sostengo tutti gli influencer tutti i lavoratori del web e, e non solo della russia che stanno subendo veramente una grandissima ingiustizia anche perché la, nel, in russia la cultura ancora a valore ora al di là del web dico la cultura ha valore e, e qui anche dal punto di vista culturale stiamo proprio creando un muro con loro che non è giusto perché andiamo a rimetterci anche noi perché il popolo russo è un gioiello sotto tanti punti di vista e le scelte di un capo di stato non devono andare poi a distruggere ciò che di buono invece c'è. Tutto qua, io non so niente, io non so molto, io non so esporre un giudizio sulla questione, non mi permetto, però io so che la guerra non si combatte con la guerra, ma si combatte con la pace, altrimenti andiamo solo ad alimentare una catena di odio e violenza che ci sta distruggendo tutti quanti e ci riguarda perché se noi riusciamo a, a rivoluzionare questo sistema che si, basa al, che si basa sul tu fai questo, io faccio quest'altro per ripicca e allora a quel punto facciamo una rivoluzione che non vuol dire braccia concerte, testa bassa, bombarda, fai quello che cazzo ti pare vuol dire andiamocela a prendere con i responsabili non con altre vittime.